Ciao a tutti, volevo dire ri-ciao, però siccome non so quando, ecco appunto, quando posterò questo rispetto all'altro video che ho fatto, niente, vi risaluto, mi vedrete sempre vestita uguale perché sono uno di seguito all'altro, i video. Se la telecamera, la videocamera dovesse traballare, è colpa di Mercurio che ci sta girando attorno ed è probabile che... Mi raccomando, né? È incuriosito da questa cosa nuova che è apparsa in sala oggi pomeriggio. Allora, quello che vi avevo fatto prima era un video un po' riassuntivo di letture che sarà venuto lunghissimo, neanche voglio vedere, non ho guardato, ma cioè, posso già immaginare che per quanto io voglia essere stringata e... vabbè, ecco appunto, non ci riesco. Una cosa più forte di me, è così, parlo troppo e mi dilungo in 200.000 discorsi che non servono. Allora, quello era un video letture, questo è un video spacchettamento perché purtroppo io mi sono di nuovo fatta prendere dagli scambi. Ho fatto un fioretto, ho detto con le mie amiche, non so se vedranno questo video, ma... ho detto che siccome avevamo fatto un mini progetto, non compriamo più libri per un po', ne abbiamo tanti da leggere, non, ok, a meno che non siano super offerte dell'usato, ok, a me mi ha fregato perché compro praticamente solo libri usati, difficilmente compro libri nuovi, a meno che non si parli di albi illustrati o altro, e quindi non ha, per me non ha funzionato. Ho detto, ho finito quel progetto, ho detto ok ragazze, forse io è meglio che mi dia un altro scopo ed è quello, niente scambi per un po', perché è un disastro. Sono stata giù dai miei, ho ritirato due borsoni di scambi e niente, non ricordo più cosa contengono, quindi li andiamo ad aprire assieme. Probabilmente anche questo lo dividerò in due, perché non ne venga una cosa lunghissima. E niente, partiamo. Quindi anche qui spacchettamenti, beh, almeno, scusate, ma io ho un problema, non devo uscire. Oh là, ero messa male. Allora, sì, primo scambio è questo, Che cosa sa Minosse? Di Francesco Guccini e Loriana Machiavelli. Ovviamente io di questi libri non dico nulla perché non li ho letti, ma facendoli vedere spero che siate voi a dirmi qualcosa di questi titoli, se li conoscete o non li conoscete, ve li avete letti, vi sono piaciuti, non vi sono piaciuti. Io aspetto e leggo appunto quelle che sono le vostre opinioni. È incelofanato, ma in teoria dovrebbe vedersi. Quindi, primo scambio, non vi posso dire con cosa li ho scambiati perché sinceramente non ne ho memoria, non me lo ricordo. Non ho preso una forbice, meglio delle forbici, spero non servano. Allora, ah, ecco, questo era un titolo di cui vi parlavo nel video di letture. O meglio, parlavo di un libro giallo ambientato nel periodo di Natale che mi era piaciuto, dicendovi che avevo in lista anche un altro libro sul genere, sempre della stessa casa editrice, e non solo lo avevo in lista, ce l'ho qua perché l'avevo trovato in scambio, ed è Un inverno a Vienna. Cioè, guardate queste copertine. Io le trovo meravigliose. Niente, spero mi piaccia almeno tanto quanto mi era piaciuto l'altro e ovviamente lo leggerò nel periodo di Natale. Se voi ne sapete qualcosina in più, ben venga. Poi, ah, edito Lindau, sempre Lindau. Poi. Che belli questi spacchettamenti dopo un mese, 2 mesi dallo scambio, perché non ricordi praticamente più nulla di quello che c'è all'interno dei libri. Oh, questo sì, lo volevo tantissimo. È di Corrado Augias, Il lato oscuro del cuore.
Allora, io di lui ho già letto un paio di cose, siccome sarà qui, c'era un biglietto. Ah, wow. Grazie. Allora, siccome lui sarà qui per una presentazione, una discussione in una libreria, volevo leggere questo e portarmelo da autografare. Niente, appunto, edito Einaudi, Corrado Augias, Il lato oscuro del cuore. Se ne sapete qualcosa, ditemi e fatemi sapere. Se il video si dovesse interrompere, abbiate pazienza, è perché la batteria forse è addirittura d'arrivo. Ormai non tiene più una cioppa, l'abbiamo capito. Però, tesorina, è anche vero che fa sto lavoro da. Con varie ed eventuali e diverse interruzioni, ma comunque da tantissimo tempo. Non era ancora nato Leo, quindi. No, forse era nato Leo, quindi più o meno 12 anni fa. Ok. Eccolo qui un altro. E questo è della Garzanti, Quando l'amore nasce in libreria. Eccolo qua. Purtroppo ho questo debole quando i libri parlano di altri libri o librerie, ne sono sempre attratta. Potrebbe essere una cagata enorme, come magari, vabbè, una lettura piacevole. Se voi l'avete fatta e ne sapete qualcosa, fatemi sapere. Poi. Sì, questo ci tenevo tantissimo e trovarlo in essere riuscita a trovarlo in scambio e a scambiarlo per me è veramente una fortuna enorme. Parlo di Canto di Natale in edizione Burdelaxe di Dickens. Eccolo qua. Sono appunto le edizioni Deluxe della Burr, quelle belle, splendide. L'ho sempre desiderato tanto in questa edizione e sono contenta tanto più, cioè veramente nuovo, nuovo. Sì, averlo trovato in scambio, insomma, cioè una fortuna di quelle, ecco. Quindi questo. E di questo non vi chiedo commenti, nel senso, cioè, la storia la so, ma wow, perché a me i pieghi di libri fatti in questo modo non li accettano mai, invece quando li fanno altri sì. Questo è un albo illustrato e se non sbaglio, non ricordo male, è un silent. Eccolo qua. Non so se lo conoscete. Wow, le illustrazioni veramente belle. Ve ne faccio vedere una, così per non rubare troppo tempo. Mi sembra veramente molto bello. È praticamente nuovo e quindi no, anche di questo sono felice dello scambio. Anche se devo dire, boh, il valore di quello che ho spedito io era un pochino giusto il doppio, però va bene anche così. Poi, vediamo. Ah, sì, ok, carina. Grazie. Questo l'avevo visto un giorno in libreria, mi aveva incuriosito un sacco, l'ho trovato in scambio ed è Keep Calm e guarda un film. Questo
Quindi non so se voi l'abbiate letto, visto, ok, forse così meglio. Sì, è uno di quei libri un po' così da, credo, più consultazione che lettura in sé. Niente, quando lo apro vi saprò sapere, vi farò sapere se non riesco a parlare. Strano, oggi non piove, c'è vento, non piove, però non riesco a parlare comunque, quindi vabbè. Fatemi sapere qualcosa se lo conoscete, ecco. Oh wow, qui no, qui mi servono le forbici, non so se. Giustamente, Vale, né? Non pensare mai al fatto che potrebbero servirti delle forbici. Ma giusto, con lei avevo scambiato più di un titolo e in effetti eccoli qua. Allora, non pensavo che questo fosse tipo un librone proprio così. Vabbè, qualcuno lo chiama Benessere contro i falsi miti della felicità animale. Era anche questo un titolo che avevo in lista desideri. Eccolo qua, e penso sia un po', cioè che tratti un po' della, cioè senza penso, dell'allevamento intensivo, del mondo appunto degli zoo, dei circhi, tutto quello che gira intorno al, rapporto che abbiamo con gli animali, no? Dagli animali di compagnia, appunto, insomma, tutto quello che gli facciamo fare contro la loro volontà, eccetera. Se lo conoscete, anche questo fatemi sapere. Penso sarà una lettura che farò a breve perché mi interessava parecchio. Assieme a questo ho scambiato sempre della Murgia, L'inferno è una buona memoria. Questo mi incuriosiva veramente tantissimo, anche questo, ma magari me lo porterò in Sardegna quest'anno, incrociando le dita che vada tutto bene e si possa andare. Teresa Ciabatti dice, mentre racconta le nebbie di Avalon, soffermandosi sugli aspetti più rivoluzionari e scomodi, Michela Murgia riflette su amore, femminismo e potere. Quindi era un libro, anche questo, che mi interessava molto, che avevo in lista desideri e devo ricordarmi di toglierli tutti questi dalla lista desideri adesso. E niente, se sapete, se l'avete letto, se lo conoscete, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Ultimo che ho scambiato con questi era 100 cose che, no, 101 cose che vorrei dire a mio figlio. Anche questo era un libricino che avevo in lista desideri da tantissimo e non l'avevo mai preso perché il prezzo per quello che era mi sembrava troppo usato, non l'avevo mai trovato, in scambio sì, e quindi adesso è qua a casa con noi, quindi vedremo insomma, no? Leggevo, se vuoi bene a qualcuno diglielo, se non andare mai a dormire arrabbiato è una delle cose che facciamo sempre, non lasciarti incasellare negli stereotipi. Sì, penso che sarà un libricino di piccoli consigli da affrontare, di cui parlare, piccoli spunti di appunto argomenti di cui parlare con nostro figlio. Vabbè, vedremo. Ecco, di nemmeno questo so nulla di più perché non l'ho letto. Questa qui era nuova e l'ho rotta subito proprio in maniera penso irrecuperabile. Però io cerco sempre di riciclare le buste, no? Oh, questo anche lo volevo tantissimo e è Le isole di Norman. Appendeva le mappe ai fili e le contemplava a lungo, cercando di decifrare sua madre e la costellazione del suo amore.
sono stracuriosa. Mi piaceva tantissimo l'idea di questo libro, che è bellissimo anche proprio come oggetto, ecco, libro. Camminare sulle impronte del passato non è mai una buona idea, si finisce per scoprire che il passato non esiste, non in quella forma in cui lo abbiamo sempre pensato. Altro libro che appunto mi incuriosiva tantissimo, se l'avete letto di questo, per favore, fatemi veramente sapere qualcosa, perché è una lettura che vorrei fare a breve. Ecco, mi incuriosisce tanto e quindi spero di fare a breve. Lo so che di tutti sto dicendo mi incuriosisce tanto, questo molto più degli altri. Poi. Questo ho scoperto essere... Ah, wow! Cioè, quando tu ti immagini un romanzo alto così e te lo ritrovi così, no? Anche questo era in lista desideri. Non avevo probabilmente guardato le pagine che aveva. 80... No, arriva a 105. So che è un'uscita abbastanza nuova, perché l'ho vista in libreria da poco, ed è Distanza di sicurezza. Eccolo qua. La copertina mi piaceva tantissimo, ne avevo sentito parlare bene, e quindi trovandolo in scambio ho detto, beh, vabbè, cioè, va bene, lo scambiamo, lo portiamo a casa e poi si vedrà. Autrice di Buenos Aires. Ah, sono curiosa, cioè, veramente curiosa, perché in così poche pagine scrivere di quello di cui avevo letto, sono curiosa di vedere come l'ha esplicato, ecco, se così si può dire. Poi... apro questo e secondo me poi stoppo il video e ne ricomincio un altro mettendo la attaccando il caricabatterie. Allora, ecco, qui invece abbiamo un librone, cos'era che non lo ricordo. Oh sì sì, anche questa è un'uscita nuovissima che ho scambiato e di cui sono molto molto curiosa. Cioè, il libro veramente nuovo, mai aperto, è Le nove vite di Rose Napolitano. Eccolo qua. Volevo tornare indietro e disfare tutto quello che avevamo fatto, che avevo fatto, ricominciare da capo, farla finire in un altro modo. Il labirinto delle nove vite di Rose diventa un gioco imperdibile, un intrattenimento di alto livello. Io credo si parli di reincarnazione, di non so, le vite di una stessa persona vissute però ogni volta in un modo diverso per nove volte. Questo è quello che avevo a grandi linee capito e sono veramente super curiosa di leggerlo. Perché non ho sentito, cioè l'ho visto in tantissimi post, l'ho visto in libreria, l'ho visto veramente direi quasi dappertutto, ma non ne ho mai sentito parlare. Quindi non so se voi invece l'avete letto e sapete dirmi qualcosa, grazie. Ecco, fatelo e ditemi come l'avete trovato. Vediamo se riesco ad aprirne ancora uno prima di stoppare la batteria, cioè prima di stoppare la videocamera per via della batteria. Oddio, uno, qui è un pacchettone. Allora facciamo così, io con questo pacchettone di libri vi lascio e ci vediamo tra poco con la seconda parte degli spacchettamenti. A tra poco.